Cari amiche e cari amici, sin da quando da giovane facevo un uso abbastanza abituale di sostanze cosiddette stupefacenti, avevo intuito che in qualche modo molte delle persone che facevano uso di sostanze in realtà avevano un forte desiderio di trascendenza. E dunque dietro questo desiderio incontrollabile, che poteva essere di droga come di alcol, no? C'era questo bisogno. E in questi casi la stessa dipendenza da alcol o da sostanze, come qualsiasi altra dipendenza, era in fondo una forma di ricerca spirituale. Certo, non è che sono perfettamente cosciente che c'è una immensa differenza tra una ricerca spirituale autentica e un surrogato attraverso l'alcol o le sostanze, no? Anche perché la trasformazione che si ha in una ricerca autentica coincide con una espansione di coscienza e una progressiva penetrazione nella dimensione spirituale. E invece l'uso di sostanze non porta altro che a forme di autodistruzione, in fondo, di confusione, no? Però questa cosa curiosa, la dipendenza dalle droghe spesso è una ricerca di dimensioni interiori più profonde e questa ricerca viene fatta in modo sbagliato. Così gli alcolizzati, no? Questi che, o anche, ripeto, altre persone che soffrono di altre forme di dipendenza e spesso descrivono proprio la loro caduta negli abissi come una sorta di malattia dell'anima, come un crollo spirituale. E quasi tutti, quando escono fuori dal tunnel e dal problema, parlano di rinascita. E allora ci possiamo rendere conto che molti insegnamenti spirituali possono essere utili in persone che hanno dipendenze da droghe o da alcol, proprio perché in molti di questi casi, dietro a questo impulso irrefrenabile, c'è il desiderio di unirsi al Dio, di unirsi al sé superiore. E quando molti individui che cercano di uscire poi dal problema, no? Parlano di ricerca di qualcosa di sconosciuto, di qualcosa che manca nella loro vita, no? E parlano poi dell'assunzione di sostanze in fondo come un tentativo di placare questo bisogno, di riempire questo vuoto che sentono nella loro vita, no? E in fondo ci parlano di un'esigenza spirituale, di appagamento spirituale. Poi, retrospettivamente, quando escono dal problema, riconoscono di essere caduti in una confusione tragica, proprio perché l'errore fondamentale era quello di cercare di appagare un vuoto interno facendo uso di sostanze, dunque di qualcosa di esterno. E questo è l'errore fondamentale. Ogni volta che cerchiamo il nostro appagamento all'esterno, noi deviamo da quella che è un'azione dharmica. C'è stato un
uno studioso, no? Che si chiama William James, che si è occupato delle esperienze religiose, no? Ha scritto proprio un saggio sulle varie forme dell'esperienza religiosa. E adesso vi leggo tre righe da questo saggio. Allora, il potere dell'alcol sull'umanità è dovuto indubbiamente al suo potere di stimolare le facoltà mistiche della natura umana, in genere soffocate dai freddi fatti e dall'arida attitudine critica dello stato di sobrietà. Conferma quello che io in fondo da ancora giovanissimo intuivo, ve lo rileggo, tanto è brevissimo. Il potere dell'alcol sull'umanità è dovuto indubbiamente al suo potere di stimolare le facoltà mistiche della natura umana, in genere soffocate dai freddi fatti e dall'arida attitudine critica dello stato di sobrietà. Molto interessante. E così, dopo aver toccato il fondo della dipendenza, dopo essere stati ingoiati dal tunnel oscuro della dipendenza, quando si comincia a uscire e si comincia ad avere più chiarezza, molti esclamano proprio: ah, ecco cosa stavo cercando. Perché cominciano a penetrare in un nuovo tipo di comprensione e cominciano a placare quello che era una sete insaziabile legata alla trascendenza e che loro invece avevano spostato, avevano dirottato su un bicchiere di whisky, ad esempio. E allora ecco che per molte persone la dipendenza dalle droghe, la dipendenza dall'alcol è una forma di ricerca spirituale. E il percorso proprio di entrata, beh, nell'inferno della dipendenza e di uscita corrisponde spesso proprio a un processo di morte e di rinascita molto simile a quello esoterico. Nella morte dell'ego, che si tratti di un episodio spontaneo di risveglio spirituale o del fondo dell'abisso della dipendenza, ecco, in questa morte tutto ciò che si era o che si è, ad esempio rapporti, punti di riferimento, razionalizzazione e così via, ecco, tutto questo crolla. E così l'individuo si ritrova scoperto, nudo, senza nient'altro che il nucleo centrale del proprio essere. È arrivata a quel punto, quando tocchi il fondo, non puoi far altro che risalire. Se certo non sei morto prima. Io ho avuto molti amici, per esempio, che sono morti, no? Facendo questo tipo di esperienze. E dopo aver toccato il fondo, quando c'è la risalita, c'è la rinascita. E se voi conoscete qualcuno che è passato proprio per una forma di dipendenza e ne è uscito, fateci caso. Spessissimo viene utilizzato il vocabolo rinascita. Una rinascita che spesso porta, tra l'altro, le persone a fare qualcosa per gli altri, no? Perché la persona che ha toccato il fondo è risalito dal fondo, che è stata ingoiata dal buio del tunnel e ne è uscita, ha più facilità proprio perché ha acquisito una maggiore sensibilità rispetto agli altri. E quindi ecco il discorso della compassione. Quindi c'è un maggior facilità proprio nel donarsi agli altri, un desiderio di fare proprio qualcosa per gli altri. E molti scoprono con stupore dentro di sé
una sorta di forza, di guida, e comprendono che cosa voleva dire una vita priva di spiritualità, una vita che ti dà in fondo un senso, sempre un senso di vuoto, di insoddisfazione. E la chiave di tutto e di questa rinascita anche è il completo abbandono di avere il totale controllo sulla propria vita e questa apertura che si ha rispetto alla dimensione della trascendenza, quindi rispetto alla ricerca di qualcosa di superiore. Spesso poi ci sono persone che possono proprio intraprendere un vero e proprio cammino dharmico di meditazione, così, no? Ma attenzione anche qui, spesso, perché si è influenzati dagli orientali, no? E gli orientali hanno tutta un'altra cultura rispetto alla nostra, quindi tutta un'altra concezione di maestro spirituale. Non è dell'occidentale inchinarsi totalmente davanti a una persona, stendersi a terra in segno di umiltà davanti a una persona, toccargli i piedi e adorarlo come un dio, no? E questo appartiene a larga parte della cultura orientale. Allora spesso questo confondere poi le culture può creare delle confusioni. E una di queste confusioni è proprio il mitizzare la figura del guru, del maestro spirituale. Molti quando, io per esempio l'ho vissuto qui a Roma, no? Io ero molto giovane e conobbi il guru degli Hare Krishna, Prabhupada. Ora, gli Hare Krishna mi hanno invitato ad andare al loro centro qualche mese fa, e io non ci sono andato proprio per non turbare il loro percorso, perché loro è giusto che facciano il loro percorso, va bene? Perché dico per non turbare il loro percorso? Perché loro hanno veramente mitizzato la figura del fondatore, Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, e ne parlano come di una persona eccezionale, come di un qualcuno. Ecco la classica relazione appunto degli orientali, no? Con il proprio guru, con il proprio maestro spirituale. Sembra che veramente Swami Prabhupada fosse qualcosa di molto simile a un angelo, una figura angelica più che a un uomo, no? Quando io ho conosciuto questo Swami Prabhupada, ed era una persona molto semplice, una persona in gamba che cantava continuamente mantra, ma poi diceva, mi spiace dirlo perché diceva cose molto ovvie, cose molto scontate anche rispetto all'interpretazione delle scritture. Non era una persona che ti affascinava più di tanto. Affascinava moltissimo quelli che già erano vittime di queste proiezioni che si facevano su di lui, no? E a me questo apparì molto chiaro. E la stessa cosa poi quando morì Swami Bhaktivedanta con Gurudeva, questo, e io ebbi un colloquio anche privato, e tutti quanti i devoti mi dissero: oh, che fortuna, ti riceve privatamente, hai l'occasione di parlare per molto tempo con lui da solo. E anche lì c'era una sorta di mito, ne avevano fatto. E a me era apparsa una persona normalissima, molto simpatico, molto accogliente, molto disponibile, ma che ripeteva pedissequamente le parole di Prabhupada che aveva imparato a memoria, e che poi uscì perché, per un motivo banalissimo, che si innamorò di un'altra devota. E quindi lui, che era il guru, il punto di riferimento di tutta Europa, e che i devoti dicevano: ah sì, lui ha raggiunto totalmente la pace dei sensi, non sente attrazione per le donne perché vive già nel mondo spirituale.
alla fine lascia il movimento perché si innamora di un'altra devota. E che voglio dire con questo? Che non bisogna mai mitizzare le persone, che gli uomini sono sempre uomini e che se poi si va a studiare e ad analizzare la personalità di mistici, degli illuminati, si scoprono molte cose sulla la vita di queste persone, perché ognuna di queste figure rivela ovviamente degli specifici tratti psicologici, determinati da cosa? Dal loro essere, ad esempio, uomini o donne, e quindi dal loro bagaglio genetico, dalla cultura in cui sono cresciuti, va bene, e dalla loro storia personale. Per esempio, Krishnamurti fino all'ultimo, non risolse mai il fatto che il padre l'aveva abbandonato. Perché quando gli antroposofi chiesero al padre il permesso di portarlo in Occidente, e il padre gli diede questo permesso, Krishnamurti gli rimase fino alla morte, gli rimase questo blocco rispetto all'autorità, tant'è vero, non l'antiguru, niente meditazione, niente autorità, no, ognuno deve. Quindi non è che un maestro spirituale diventa una specie di Superman, va bene? E alcuni maestri inclinano alla passività, altri sono incredibilmente dinamici, come mi ricorda ad esempio Gurudeva, altri sono dolci, altri si arrabbiano moltissimo. Nisargadatta era uno che si arrabbiava moltissimo. Lo stesso Padre Pio, alcune persone le trattava veramente molto male. Quindi non ci può essere un etichettare, un circoscrivere il maestro spirituale. Bene, ci sono per esempio alcuni che hanno scarso interesse per lo studio. Come poteva essere stato ad esempio un San Francesco. Altri invece che sono attirati dall'intelletto e dallo studio, come è stato ad esempio San Domenico. Quello che però hanno in comune tutti questi esseri risvegliati è che non si identificano più con la loro personalità, qualunque essa sia, e vivono l'identità con il sé. E allora ecco che il grande di Nisargadatta, una volta realizzato, ritornò a vendere intossicanti, come dicono in India, no? Molti vishnuiti dicono: ma come, un maestro spirituale che vende intossicanti e fuma pure lui intossicanti? Perché Nisargadatta fumava i bidi, no? Si sono come dei piccoli sigari, delle foglie arrotolate, no? Come i nostri toscani sono grandi grandi, quelli sono piccoli piccoli, no? Lui era un appassionato fumatore di bidi. Aveva una tabaccheria, vendeva dunque quello che gli indiani dicono sostanze intossicanti, che non, nello schemino del maestro yoga, il maestro yoga non dovrebbe fumare, non dovrebbe fare utilizzare. Lui fumava tantissimo, vendeva perfino le sigarette, stava vicino a un bagno pubblico maleodorante, non gli passò mai la testa di cambiare negozio. Ed era una persona realizzata. Perché era realizzata? Perché non era identificato con il suo corpo, non era identificato con la sua esperienza terrena. E allora ecco che l'illuminazione consiste nella trascendenza dell'ego, ma questa trascendenza, attenzione, non vuol dire annichilimento della personalità. Altrimenti tutti i vari maestri spirituali, va bene? Bodhidharma, Gesù, Buddha, sarebbero tutti uguali. E invece non è così. E
E qui poi ci sono stati, cioè, anche chi si è interrogato sul fatto se ad esempio un illuminato può avere dei tratti nevrotici. Probabilmente sì. Perché? Perché, ripeto, gli uomini sono uomini. I limiti umani sono limiti umani. Nel caso di Nisargadatta, ho citato molte volte quando lui diceva: "Ma io sono già morto", no? Quando gli chiedono: "Non hai paura della morte?" Lì, in quella frase, è racchiusa tutta la personalità di Nisargadatta, perché gli occhi del mondo lo vedono come uno che sta lì, spippazza un bidi dietro l'altro. Va bene? E agli occhi del mondo sembra che sia come gli altri uomini, invece non è così. Agli occhi del mondo, il suo comportamento continua ad essere legato alla sua personalità, ma agli occhi, per esempio, di un altro illuminato, si sa benissimo che non è così. Ed è umano che poi i devoti, gli allievi, amano pensare che il loro maestro spirituale, il loro guru, sia libero da problemi, no? E che anche alcune, tutto quello che fa è uno strumento di insegnamento e così via. Ma in realtà, la realtà vera è che gli uomini sono gli uomini. E quindi il maestro spirituale è un maestro spirituale, è sempre un uomo, nonostante abbia il suo legame con il trascendente, nonostante riesca, come si dice nel Sutra del Cuore, a portare i suoi allievi all'altra sponda, no? E quindi a trasformare. Questo è il maestro spirituale, visto che in questa playlist ci siamo occupati di psicologia anche, no? E di comportamento. Oggi mi chiedeva proprio un amico, pensate, mi ha scritto dall'Australia e mi ha scritto: "Sono 8 ore avanti." Io ho detto: "Guarda, già ho provato con un altro amico in Cina, non è possibile che io possa seguirti spiritualmente, perché tu non puoi seguire poi tutta una serie di nostre attività legate al forum, agli hangout. Mi dispiace, ma non è possibile." No? Perché ci vuole poi una continuità, ci vuole una continuità nel percorso. La pratica, la pratica, la pratica. E questo amico mi chiedeva: "Ma come faccio a capire se trovo il mio maestro spirituale?" Poi quando io gli ho detto: "No, tu hai bisogno di cercare un maestro da un'altra parte." E io gli ho risposto: "Perché quando tu trovi il tuo maestro spirituale, non è che devono passare 10 anni. Tu nel giro di qualche mese cominci a cambiare. Senti la trasformazione della tua vita. E quella trasformazione, quella sì che è determinata anche dallo Shaktipat, quello che gli orientali chiamano Shaktipat, o la grazia del guru, no? Che nonostante i suoi limiti umani, nonostante i difetti che hanno tutti quanti, e magari anche qualche forma di nevrosi, ha però un contatto con la dimensione trascendentale che gli consente, quello è il vero insegnamento, di trasformare le vite delle persone. Se dopo 8, 9, 10 mesi che stai a contatto con un maestro, sperimenti il suo insegnamento, la tua vita non cambia, vai da un'altra parte, quello non è il tuo maestro. Il contatto con il maestro cambia le vite, cambia la vita. Bene, adesso, per concludere il libro,
vorrei accennarvi a Capra, questo autore il Tao e la fisica, no? E vediamo se ce la faccio a leggervi una pagina. Scrive Capra. Allora, la scienza moderna così sofisticata sta semplicemente riscoprendo l'antica saggezza nota da millenni ai saggi dell'Oriente? Dunque gli scienziati dovrebbero abbandonare la scienza e dedicarsi alla meditazione? O ci potrebbe essere una reciproca collaborazione e perfino una sintesi tra scienza e misticismo? Molto interessante questo interrogativo di Capra, no? Sentiamo come continua. Ritengo che a tutte queste domande si debba rispondere negativamente perché credo che la scienza e il misticismo siano due manifestazioni complementari della mente umana, delle sue facoltà razionali e delle sue facoltà intuitive. Gli scienziati sperimentano il mondo attraverso una estrema specializzazione della mente razionale. E i mistici attraverso un'estrema specializzazione della mente intuitiva. E fino a qui è tutto chiaro perché tante volte nei miei video ho detto questo, no? La razionalità della scienza e l'intuizione del mistico. Ma andiamo avanti. Sono due approcci completamente diversi che comportano molto più di una diversità di visione. Ciò nonostante sono complementari, come abbiamo imparato a dire nella fisica. Sentite qua, sempre più interessante. Scrive: nessuno dei due approcci è compreso nell'altro e non è riducibile all'altro, ma entrambi sono necessari, integrandosi per generare una più completa comprensione del mondo. È interessantissimo, è molto equilibrato, Capra, no? Ci tiene però a mantenere questi aspetti separati, dice che sono complementari, bisogna portare avanti tutti e due questi aspetti e non bisogna mai confonderli perché nessuno si può ridurre all'altro. E conclude, sentiamo. Parafrasando un antico detto cinese, scrive Capra, il mistico comprende le radici del Tao ma non i suoi rami. Lo scienziato ne conosce i rami, ma non le radici. Questa ve la rileggo perché è troppo bella, eh? Parafrasando un antico detto cinese, il mistico comprende le radici del Tao, ma non i suoi rami. Lo scienziato ne conosce i rami, ma non le radici. E conclude: la scienza non ha bisogno del misticismo, né il misticismo della scienza. Sono gli esseri umani che hanno bisogno di entrambi. Bellissimo questo. Grande equilibrio di Capra. Ultime tre righe. L'esperienza mistica è necessaria per comprendere la natura più profonda delle cose e la scienza è necessaria alla vita moderna. Ciò che occorre non è quindi una sintesi, ma un'interazione dinamica tra intuizione mistica e analisi scientifica. Ed è quello che in fondo cerchiamo di fare sul Decimo Toro e anche cercato in fondo di fare in questa playlist, che dove ho parlato molto anche di psicologia, no? Però è interessante. È questa complementarità. Quindi, di Capra che dice la scienza non ha bisogno del misticismo né il misticismo della scienza, ma sono gli esseri umani che hanno bisogno di entrambi. Spero di ricordarmi questo, il detto di Einstein che dice che la scienza senza la fede è cieca e la fede senza la scienza è zoppa. Bene. Per il momento è tutto. Un caro abbraccio, Marco Cosmo.